Eccoci qui con Sara. Ciao a tutti. Nuova ospite dei schermi di Playlover, quindi non vi deludiamo mai. Ogni volta che veniamo qua a registrare, sempre nuovi ospiti. Non lamentatevi, non è scontato e soprattutto non è dovuto, no? Questa mentalità tutto scontato, tutto dovuto. No, iniziamo. Allora, Sara, benvenuta innanzitutto. Grazie. Oggi parliamo di chat. Sì. Ossia, quanti ragazzi scarta mediamente una ragazza prima di trovarne uno buono in chat, ok? Cioè, quello che vorrei capire da te è quanto scarto, cioè persone non attraenti, non interessanti, comunque non in target, trovi all'interno delle chat e poi analizziamo anche i motivi, ok? Secondo me lo scarto è molto alto, no? Esatto. Loro dicono che sono molto bravi, però secondo me non è così. Io credo a me stesso, credo poco a quei furbetti lì, vai. Esatto, allora lo scarto è molto alto, diciamo il 90%. 90%, 9 sì, su 10. Esatto, 9 su 10. Ci sono comunque i ragazzi che non sanno approcciarsi, che ti scrivono in chat delle frasi che non apri neanche la chat di Instagram. Poi i ragazzi non attraenti, quindi quelli che non ti interessano a primo impatto dalla foto su Instagram. Sì, sicuramente vai a vedere il profilo, ma poi non rispondi neanche, quindi lo lasci col visualizzato. Secondo te potrebbe essere anche dovuto al fatto che quelli che non sono attraenti non sanno valorizzarsi? Cioè, se io non sono attraente, però magari scelgo un outfit, scelgo una location, scelgo una posa, cioè riesco in qualche modo a ottimizzare quella che è la mia immagine, il mio appeal? Beh, sicuramente l'abito fa molto, quindi il modo in cui uno si veste, le location che utilizza, chiaramente se già lo vedi in un bel ristorante, in un bel bar, con una bella macchina, sai... Quello può fare molto, quindi sì. Ok, quindi ragazzi, adesso vi noleggio la macchina per una settimana. Metto in vendita anche quella. Offro un nuovo servizio. Ok, allora adesso andiamo alle frasi di esordio. Secondo te sono frasi standard quelle che utilizzano, che hanno poco impatto? Cioè nel senso sono le classiche ciao sei bellissima, ciao come stai, addio che stupendi. Sono frasi di questo tipo? Sì, ciao sei bellissima è uno dei classici sicuramente. Sentite ragazzi, mi fate ridere, no? E poi no, ma non servono queste cose, noi siamo già dei campioni, siamo fenomeni, corsi per le ragazze nel 2022. No, è che fate ridere. Ciao, piacere di conoscerti, però per me non è un piacere. Ciao, piacere di conoscerti. Sì. Che vita tocca fare, là. Proprio brutta vita. Comunque, e tu Tinder l'hai mai utilizzato? No, Tinder non l'ho mai utilizzato, ma ho delle amiche che l'hanno utilizzato. E loro cosa ti dicono a tal proposito? Diciamo che anche lì la maggior parte dei ragazzi vuole solo una cosa. Sì? Sì, sicuramente non è avere una bella storiella, però dal mio punto di vista almeno le mie amiche non cercavano quello, quindi anche su Tinder... Anche su Tinder non si va molto avanti, ecco. C'è stato qualcuno al quale hai dato, diciamo, una chance e di intavolare una conversazione e poi l'hai scartato dopo, più avanti? Sì, mi è capitato, magari qualcuno che a primo impatto mi poteva interessare, già dal profilo interessante, io rispondo, quando ero single, chiaramente, rispondo, ma poi la cosa si è un po' scemata, magari non mi è piaciuta qualche risposta, magari che ci siamo visti e che poi non mi è più interessato, quindi non ho più risposto, si è capitato. Ok, e in queste cose cosa fai? Cioè non rispondi più, scompari? Sì, non rispondo più. Non risponde più. Perché comunque è una persona che magari conosco da poco, diciamo magari una o due settimane, quindi non sto neanche a dare le spiegazioni. No. Ho capito. Ok, quindi abbiamo parlato un po' di tutto. E invece ti è mai successo il contrario, cioè che è lui che sparisce? Sì.
mi è successo anche quello, magari una persona che mi poteva interessare, ma che non è stata una cosa reciproca, sparito e me ne sono fatta una ragione, anche lui chiaramente non mi ha dato i motivi e mi è dispiaciuto. Ok, e mi diresti invece cosa trovi in quel 10% di persone che invece viene selezionata? Sicuramente una persona che a primo impatto mi attrae, quindi sicuramente le foto del profilo di Instagram sono fondamentali, io rispondo alle persone che mi possono piacere fisicamente, questa è la prima cosa. Persone che più o meno hanno la mia età, sicuramente non vado a rispondere a una persona molto più grande di me o molto più piccola. Tu quanti anni hai? Io ho 24. 24 anni. Esatto, sì. E poi, come ti dicevo prima, anche una persona comunque per bene, cioè che è vestita bene, una persona che magari frequenta i locali che frequento io e quindi che mi può corrispondere. Se noti sul suo profilo che ha delle foto relativamente ad hobby, interessi, passioni che hai anche tu, ok, questo può essere un plus per attivare quello che è il match. Beh sì, sicuramente se abbiamo delle passioni in comune mi potrebbe piacere, sì. Per esempio io vado molto in palestra, magari se trovo una persona che come me è interessata alla palestra o che ascolta il mio stesso genere di musica, reggaeton, e quindi si va a frequentare anche gli stessi posti, quindi con la stessa musica, potrebbe essere un plus, perché per me le persone che si somigliano si pigliano. Quindi, vedi? E lo dico sempre anch'io questa frase qua e la dice anche Sara, quindi... Sì. Sara è copiata da me. No, sto scherzando. Comunque no, ci credo anch'io. Non credo alla parola, alla frase gli opposti si attraggono. No, okay? Assolutamente. Tra l'altro c'è anche uno studio scientifico che avevo menzionato nel videocorso dall'ombrico a Baby Lover. Chi ce l'ha sicuramente può andarsi a riguardare questa parte. E allora, direi ultima domanda. E invece, curiosità mia personale, sei mai, cosa porta Sara invece a fare la prima mossa, no? Come dire, nei confronti di un uomo, cioè magari non so, gli metti il like, cioè qualcosa che ti incuriosisce al punto da fare una mossa tu in maniera spontanea. Allora, la prima mossa diciamo che è veramente rara, perché io aspetto comunque che il ragazzo faccia la prima mossa, non sono io di solito. Però sì, in quel 5% delle volte in cui mi è capitato di fare la prima mossa è perché è proprio un ragazzo che mi piace, so che mi corrisponde al 100%, quindi sicuramente il fisico, ecco, che mi piace fisicamente, perché poi la persona non la conosco come personalità, quindi okay, chiaramente non so se poi è simpatico, se mi può corrispondere poi a livello emozionale. Quindi sicuramente un ragazzo che mi attrae fisicamente e che voglio che poi... mi scriva, quindi magari posso mettere un like, posso mostrare il mio interesse, però è veramente raro. Ok, faccio un'altra domanda che adesso mi è venuta in mente. Sì. Invece un ragazzo che non ti piaceva fisicamente, ma che poi parlandoci è riuscito a ribaltare la situazione, c'è stato? No. Non c'è in stato. Realtà no, perché per me il fisico comunque è molto importante, quindi se già a primo impatto non mi piace fisicamente... in realtà non va molto avanti poi la cosa, perché non riesco proprio. Mi deve piacere fisicamente, almeno un minimo, e poi chiaramente se mi prende anche di carattere è perfetto, perché poi anche il carattere è molto importante. Ok ragazzi, per oggi con Sara è andata. Saluto. Ciao a tutti.